Di lei si era persa ogni traccia da ben 5 giorni, quando ad un certo punto i giornalisti hanno intervistato uno dei suoi vicini di appartamento. Ed è stato in quel preciso istante che hanno scoperto che si trattava di un mostro. In diretta, durante un'intervista. Ari? Had you heard anything? Had you seen anything there? Had you seen anything there? Ari? La scomparsa di Lauren Giddings aveva sconvolto un'intera comunità di studenti universitari. La 27enne era sparita all'improvviso, misteriosamente, senza lasciare spiegazioni. Gli indizi erano scarsi. Quel che si sapeva era che questa giovane donna si sarebbe trasferita in quanto nell'ultimo periodo era stata costantemente stalkerizzata da un losco individuo. Chi? Si trattava di un uomo che aveva commesso un efferato crimine. Una bestia che sarebbe venuta allo scoperto davanti alle telecamere, nel modo più impensato. Un tragico evento che aveva gettato nello sconforto i compagni di corso della ragazza e ovviamente la sua famiglia. She always would come home for most holidays that she could, or we'd go there, and even when she wasn't, she like called home every Sunday to talk to my grandmother that lives across the field. Di punto in bianco, i progetti di vita di una giovane che aveva tutta una vita davanti sono stati troncati da uno degli omicidi più scioccanti dell'epoca. Nonostante fosse stato scoperto davanti alle telecamere, l'autore dei fatti si era trasformato in una vera e propria incognita per la polizia e per tutta la comunità. I suoi pensieri erano chiari, ma il suo comportamento era alquanto confusionario, dimostrandolo chiaramente dinanzi alla giornalista che l'aveva intervistato. What about in the like the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they had recovered the body or whatever they recovered from there. Ari, had you heard? Had you seen anything there? Had you seen anything there? Ari. I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Questa reazione, apparentemente di tristezza, nascondeva una scioccante verità, dato che in quel preciso istante la messa in scena per questo ragazzo era finita. Eppure, una parte di lui era rimasta nel personaggio e di conseguenza, visibilmente scosso, ha continuato a parlare con la giornalista. No one had seen her since Saturday because we all just, there's not a whole lot of interaction unless we're doing classes. Right. And she was doing the online version of it. Il lavoro della polizia sarebbe stato tutt'altro che semplice. E anche se in un modo o nell'altro il killer era già stato scoperto, continuava ad avere in verità un comportamento piuttosto strano, erratico e alienato dalla realtà. Cosa che aveva generato ancor più confusione e perplessità durante l'interrogatorio. Look at me when you talk to me, son, okay? Was you friends with her? Yes. Close friends? We were good. I mean, y'all were friends, right? Both yes. Of y'all were law students, you're studying to be an attorney, right? Eppure, il discorso di Stephen McDaniel sarebbe caduto e prima o poi il criminale avrebbe confessato il crudele delitto, finendo in carcere per il resto dei suoi giorni. Stephen McDaniel says he entered Lauren Giddings' Barrister's Hall apartment with a master key from the complex, wearing gloves and a mask. She woke up, told him to get out, and that's when he says he leapt on the bed, grabbed her throat and began choking her. La vicenda ha scosso non solo la comunità intera, ma un intero paese, che era incredulo dinanzi alla freddezza e alla sfrenata crudeltà di un soggetto capace di commettere il più atroce dei gesti.